Bentornati a Professione Tatuatore. Come potete vedere, oggi non siamo all'interno di uno studio di tatuaggi, ma ci troviamo all'esterno per conoscere un po' il nostro compagno di viaggio, di questo viaggio all'interno del mondo dei tatuaggi, Emiliano Marchetti. Belle Arti 1938, nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Piadina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Piadina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più 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 più, Piadina Più. Innanzitutto, come ti sei avvicinato al mondo dei tatuaggi? Guarda, è stato un caso clamoroso. Io ho sempre cercato di campare di disegno, fin da quando sono piccolo disegno, e mi sono sempre immaginato da grande a fare un lavoro che riguardasse il disegno. Ovviamente pensavo ai fumetti, all'illustrazione, mi dava un sacco da fare, disegnavo per chiunque me lo chiedesse, partecipavo a tutte le manifestazioni dove c'era disegno. Però mio padre mi diceva che con la matita non ci avrei mai mangiato perché non era un mestiere, era un hobby, e fino a che non ho incontrato il tatuaggio aveva ragione. Infatti ho studiato altro per cercare di arrivare, per crearmi una vita alternativa al disegno. Facevo disegni per chi mi richiedeva, però non mi pagavano poco, quindi di fatto non ci campavo. Che disegni? Facevo principalmente fumetti, illustrazioni, poi ho fatto tanto aerografie su caschi, moto, facevo tromplay, facevo murales, tutto quello che la gente mi commissionava, però a camparci proprio non c'era proprio modo, per niente. Poi ho scoperto il tatuaggio per caso mentre ero all'università. Pochi anni prima, avevo 17 anni, in un viaggio a Londra con un mio amico ci siamo trovati per caso sull'autobus che è passato davanti a uno studio di tatuaggi. E io l'ho trascinato giù dall'autobus per andare a vedere questo studio. Non avevo mai visto tatuaggi, non sapevo nulla. Quindi vedo questo posto che era piccolissimo, brutto, sporco, era orribile. Siamo entrati e ci si è avvicinato un tipo tutto unto, brutto, sembrava uno scheletro, che ci ha chiesto che cosa volevamo. Noi eravamo 17 anni, intimoriti così. Abbiamo scelto dei disegni sul muro a caso, io una piccola ape così, che poi mi sono fatta all'inguine, e questo mio amico una piccola rosa. Ci ha sbudellato l'inguine, siamo morti di dolore, siamo usciti da lì e il primo pensiero che è stato uscendo da lì era: adesso chi io dice a mamma? Come gliel'hai detto? È stato un po' imbarazzante perché poi siamo stati altri 10 giorni a Londra, siamo tornati a casa e nel frattempo in questi 10 giorni io telefonavo a casa, mamma dice come stai, come va? Tutto bene. Però mia madre sentiva che c'era qualcosa di strano. Appena siamo arrivati a casa, scesi all'aeroporto, venivo a prendere mio padre, e come sono entrato a casa, la prima cosa che ho fatto, mi sono abbassato i pantaloni e ho fatto i miei tatuaggi. Non mi aspettavo scandalo, perché ho sempre avuto una famiglia molto, molto moderna, molto aperta.
però non mi aspettavo neanche telefonate a parenti, zii che 2 ore dopo mi sono precipitato in casa per vedere questa cosa strana, il tatuaggio. Io sono stato il primo di tutta la mia famiglia ad avere un tatuaggio addosso e questo ha suscitato un interesse incredibile. Da quel momento in poi non ho più sentito parlare di tatuaggi, fino ai 21 anni all'università. E lì poi è cominciato tutto perché un ragazzo mi chiese un disegno per un tatuaggio. Ecco, poi cosa, che percorso hai iniziato, insomma, dopo? Niente, io feci questo disegno, il tipo, è un disegno, era un tritone mezzo uomo e mezzo pesce, e questo ragazzo andò in uno studio di Roma a farselo per prendere appuntamento. Il tatuatore, vedendo il disegno, mi volle conoscere per comprare i miei disegni per inserirli nei suoi cataloghi. E quindi io dissi, finalmente, cioè, posso guadagnare qualcosa col disegno. Andai in questo studio e il tipo vuole comprare tutti i miei disegni per metterli nei cataloghi. Però nel frattempo stava tatuando questo ragazzo con il mio disegno, quindi io rimasi affascinato, non ho mai visto fare un disegno vero. Quello che aveva fatto a me, tra il dolore, tra la paura, non mi ero accorto di niente, ma quando ho visto fare questa cosa rimasi stupefatto. Di cosa? Qual è la cosa che ti ha affascinato? Vidi realizzare sul corpo di questa persona un mio disegno. E il tatuatore all'epoca era anche bravino, adesso magari col senno di poi ti dico che magari non era tra i più bravi, però mi sembrava una divinità in realtà, quindi vidi fare questo tatuaggio sul braccio e il disegno che avevo fatto io prendeva forma su un'altra persona. La cosa mi emozionò al punto tale che mi ricordo che tremavo, che volevo provare anch'io, no? Gli facevo, ma che macchinette, ma come funziona? E lui si innervosiva perché faceva troppe domande. Quindi alla fine, quando mi chiese quanto volevo i miei disegni, io dissi niente, in cambio mi insegni. Lui rimase un po' stordito da questa richiesta, che all'epoca non era proprio così usuale. Si parla del 1993, quindi insomma. E lui accettò, io cominciai a frequentare il suo studio, più che altro la sera perché studiavo. Iniziai a frequentare il suo studio, che era in un quartiere di Roma un po' pesante, anche il posto dello studio non era proprio limpido limpido. Quindi dopo circa 4 mesi la situazione mi cominciò a puzzare un po' troppo e me ne andai, lasciai stare. E continuai da solo, un po' di manualità ce l'avevo, quindi mi costruì la prima attrezzatura da solo e andai avanti così. Poi amici, parenti. Il primo tatuaggio qual è stato? Il primo tatuaggio l'ho fatto a mio padre. Ci ho messo 2 ore e mezzo per fare due piccole pennette indiane così, per fare solo le linee ci ho messo 2 ore e mezzo e me la facevo sotto in una maniera incredibile, tremavo come una foglia così mentre cercavo di farlo. Il primo è stato poi gliel'ho colorato molto molto molti mesi dopo. Considerate che nel periodo di Natale io ho iniziato a fare questa cosa, che era più o meno novembre così. Nel periodo di Natale, quando si va a casa dai parenti, no, a Natale, i miei parenti sapevano che io avevo iniziato questa cosa qua, quindi appena entrai in casa di mio nonno, dove era tradizione fare il pranzo di Natale, lui mi prese per un braccio, mi rapì proprio, mi portò in camera da letto e mi obbligò a tatuargli tutto il braccio. Nonno? A mio nonno, che aveva all'epoca 80 anni, non mi ricordo. Insomma, tatuato? Si fece. Io non ero proprio in grado di fare questa cosa, infatti disse, ma no, ho cominciato adesso, no, mo stai qua, non me lo fai. Insomma, mi obbligò, gli feci un guerriero con una donna che veniva rapita da un serpente con tutta la giungla dietro, una cosa indecente. Venne malissimo, gli feci mali, sanguinava come un maiale sgozzato. Però mi fece stare lì tutto il Natale a fargli il tatuaggio e fu una cosa divertente. Adesso, all'epoca è stata una tragedia. Poi come hai proseguito il tuo percorso? Innanzitutto mio nonno ogni volta che poteva mi insultava perché il tatuaggio era brutto. E poi da lì in poi ho tatuato altri parenti, amici, sempre, sempre di più, fino a che quando venne il momento di fare il servizio militare, perché io appartengo a una generazione che ha fatto il servizio militare, feci domanda nei Vigili del Fuoco e mi feci trasferire ad Arezzo, perché la mia ragazza dell'epoca era ad Arezzo e perché avevo visto, frequentando Arezzo, che non c'erano studi tatuaggi all'epoca. Quindi la caserma dei pompieri doveva mantenermi per un anno, non dovevo mantenere me stesso, avevo da mangiare, avevo un posto dove dormire. In quest'anno mi sono aperto lo studio. Dove è nato il tuo studio? Lo studio è nato nel 93 a Roma, in casa di mia zia che faceva l'estetista, che mi prestava la sua stanza per fare i primi tatuaggi. Quindi nel 1993 è nata la Caverna delle Torture, già all'epoca si chiamava così. Perché Caverna delle Torture? Ma perché mi faceva ridere. Sembrava, in realtà io ho sempre stato
tranquillo, non sono mai stato un tatuatore tipico, atteggiamento né nel modo di vestire, né nella musica, quindi mi sembrava un paradosso divertente, insomma, già lavoravo col camice bianco già all'epoca, quindi era tutt'altro che l'immagine che davo, era l'opposto di quella che il nome suggeriva. Quindi è iniziato così, poi sono venuto ad Arezzo, ho aperto lo studio e così è cominciata tutta l'avventura. All'inizio non veniva nessuno, perché essendo stato il primo, sono stato anche l'unico per circa 12 anni. In una città come Arezzo, una città di provincia come Arezzo, avere nessuno tatuaggi, nonostante fosse molto attesa questa, fosse molto desiderato, c'era molta diffidenza. E quindi all'inizio non lavoravo. Avevo imparato a fare l'idraulico con mio padre che lavorava, faceva l'idraulico, io l'estate mi andavo a guadagnare l'estate lavorando in cantiere con lui, quindi i primi 4-6 mesi di apertura mi ero fatto assumere da una ditta idraulica, la mattina facevo l'idraulico in cantiere e il pomeriggio lavoravo in studio. Poi la cosa è partita piano piano e sono riuscito a lasciare il cantiere, insomma. Com'è cambiato il mondo dei tatuaggi dagli anni 90 ad oggi? Parecchio è cambiato. Innanzitutto dal punto di vista del pubblico si è sdoganato tantissimo grazie alla televisione, grazie al fatto che si sono cominciati a vedere in televisione personaggi famosi con dei piccoli tatuaggi, poi sempre più grandi, sempre più in vista, calciatori eccetera eccetera. Quindi diciamo la televisione influenza inevitabilmente la mentalità dell'opinione pubblica, delle persone, quindi ha cominciato ad essere accettato. Di conseguenza le persone hanno cominciato a fare più richiesta, sia in quantità di tatuaggi, sia nelle dimensioni. Il mercato quindi cominciava a chiedere di più, di conseguenza c'è stata una risposta a questa richiesta e sono aumentati i tatuatori. Aumentando i tatuatori è stato necessario che fosse normata questa attività. All'inizio era assolutamente no, io mi ricordo quando andai ad Arezzo, appena aperto nel 95, a chiedere alle amministrazioni cosa dovevo fare per aprire il studio tatuaggi, non lo sapevano, mi dicevano non lo sappiamo, fai te, poi vediamo. Questo però quando una cosa diventa per tutti, diventa di massa, inevitabilmente sì, aumenta il giro d'affari, aumenta tutto, però scende la qualità e soprattutto la motivazione si trasforma. Io ero motivato dalla passione per il disegno, da questa cosa viscerale che mi porto dietro da quando sono bambino. Il tatuaggio gli ha dato la possibilità di sfogarsi. In realtà oggi al tatuaggio approcciano persone che non sono appassionate di disegno, gli piace disegnare, mi fanno vedere disegni fatti così, magari mentre sono al telefono, cose fatte sui diari di scuola, roba molto 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 dilettantistica. E questo è il lavoro per professionisti, quindi non si può pensare di fare il tatuatore se non si è un disegnatore. Se disegni bene i tatuaggi vengono bene, se disegni male vengono male, e il disegno richiede tanta applicazione essendo un'attività manuale, al di là del talento, dell'espressione artistica che uno può avere o meno, ma se la tecnica non è all'altezza del tuo genio creativo il prodotto è mortificato, non è come dovrebbe essere, di conseguenza il tatuaggio lo è. Consiglio che vorresti dare a un giovane che vuole avvicinarsi a questo mondo? Non imparare a disegnare tatuando, ma deve disegnare tanto prima, ma tanto vuol dire che io disegnavo 8 ore al giorno tutti i giorni, non studiavo, non andavo a dormire, non uscivo con gli amici, ma non lo facevo con sacrificio, per me era proprio divertente, io giravo sempre con un taccuino e una matita in tasca, sempre, quando prendevo l'autobus per andare a scuola, andare in palestra o andare, facevo gli scout, no? Andare agli scout, nel 45 minuti di tragitto in autobus io disegnavo, non ascoltavo la musica, non stavo al cellulare. Disegnavo. Quindi direi che chi vuole iniziare questa attività deve farlo in modo serio. Oggi ci sono dei corsi di abilitazione professionale, in Toscana sono molto sviluppati e sono molto avanti. Ma quello che deve avvicinare un ragazzo all'attività del tatuaggio non è il fascino del tatuatore perché fa figo, perché qua, perché queste cose si esauriscono molto in fretta. Quello che rimane è la passione per il disegno, che è la base di questo. Se non c'è questa, nel giro di poco tempo, l'investimento fatto sul diventare tatuatore o viene perso oppure diventa banale o diventa qualunque. E visto quanti tatuatori ci sono in giro oggi, secondo me non conviene entrare in un mercato con una preparazione di disegno così bassa. Si rischia di essere divorati dalla concorrenza in pochissimo tempo. Cosa vuoi raccontare con i tuoi disegni? Cosa vuoi trasmettere? A me mi è sempre piaciuto tanto appunto l'illustrazione, quindi raccontare una storia con un disegno solo.
è quello che poi faccio nei miei tatuaggi. Mi piace, quando una persona mi chiede un disegno, mi piace capire perché sta facendo questa richiesta. A volte le persone si sentono anche un po' invase dalle mie domande, no? Però in realtà io, per poter disegnare la sua storia, ho bisogno di non soltanto di saperla, ma quasi di provarla. Quindi le mie domande spesso sono molto mirate, sono molto vicine all'emotività della storia. Una volta che io riesco a capire questo, il disegno che faccio racconta non tanto la storia a livello cronologico, quindi non metto dei simboli, degli elementi, ma quanto racconto cosa c'è di emotivo in questa cosa qua. Ed è molto divertente, perché alla fine i miei disegni risultano sempre ironici, perché mi piace molto l'ironia, mi piace scherzare anche sulle cose molto serie, e diventano anche molto riconoscibili da parte del cliente, che ci si rispecchia in pieno in quello che vede. Molto riconoscibili come i tuoi tatuaggi, quanto è importante questo? Questo diciamo che è fondamentale per un artista, tra virgolette, perché è la propria firma. Molti clienti mi dicono che spesso, quando vanno al mare, sono in spiaggia e sono col corpo nudo e i loro tatuaggi si vedono, chi è dell'ambiente, chi conosce un po' il mio tatuaggio, riconosce il mio lavoro, si avvicina dicendo: questo l'ha fatto Emiliano, perché il mio stile è molto caratteristico, cioè non è possibile imitarlo. È possibile prendere ispirazione dal mio lavoro, come io ho fatto con tanti artisti prima di me. Come? A chi ti sei ispirato? Sicuramente tutta la mia ispirazione viene dal mondo dell'illustrazione e del fumetto. Rarissimamente, io non ho, per esempio, nella mia biblioteca, io non ho libri di tatuaggi, ho solo libri di illustrazione, di disegno, di fumetti, dove là prendo ispirazione. Ci sono molti artisti francesi, tedeschi, americani, illustratori, che mi hanno ispirato tanto nel loro lavoro. Mi piace tanto l'ironia di Gary Larson, che è un illustratore e un fumettista americano, che fa delle vignette semplici, ma sono di una potenza ironica incredibile. Spesso prendo spunto dalla sua ironia. Mi piace Kino, il disegnatore di Mafalda, quello disegna Mafalda, che non ha fatto solo Mafalda. Ovviamente uno dei miei massimi guru è sempre stato Schulz. Charlie Brown e tutte le sue vicende sono sempre state un motivo di ispirazione profonda, tutt'altro che superficiale, molto, molto introspettiva, molto filosofica, mi piace tanto. Quindi nei miei disegni ci sono spesso richiami oppure ispirazioni da questi grandi geni del disegno del passato e contemporanei anche. Ecco, un'ultima domanda: sicuramente tutti i tatuaggi sono importanti, ma ce n'è uno che ti porti dentro che ha più significato per te? Che ho fatto o che hai fatto? Che hai fatto e che ti sei fatto? Allora, il tatuaggio più importante che ho fatto è quello a mio padre, perché una cosa importante, lui non mi ha mai ostacolato nel fare il disegnatore come professione. Io lo capisco, il tuo atteggiamento che mi incoraggiava a studiare altro e non mi scoraggiava a disegnare. Però mi diceva che con la mattina non ci mangiavo, no? E quindi, nonostante io insistessi sul fatto che volessi fare accademia belle arti, scuola di fumetti, eccetera, eccetera, lui mi diceva che non c'era futuro in questo. Ma io questo lo capisco, non gli ho mai fatto una colpa di questo. Probabilmente farei lo stesso, avrei fatto lo stesso anch'io. Quando sono tornato da quello studio di Roma dicendo: io voglio fare questa cosa qua, lui mi disse: vabbè, è una vita che me lo dici, dimmi cosa posso fare per aiutarti. E lui mi comprò la prima attrezzatura, mi aiutò in questo e soprattutto mi diede il suo corpo per fare questa cosa qua. Quindi quello è il tatuaggio, secondo me, più importante che abbiamo fatto, che ha dato proprio un cambio notevole alla mia vita, e soprattutto mio padre mi ha aiutato a fare questa cosa qua. Quindi quello è sicuramente il tatuaggio più importante. Di conseguenza, quello che ho ricevuto io è questo con il polso, che l'ha fatto il mio bambino a 8 anni. Con cosa? Con la macchinetta. Siamo andati in studio un giorno, gli ho detto: vuoi farmi un tatuaggio? E lui era emozionatissimo, si è proprio, cominciava a tremare così, è stato lì, fai il disegno che vuoi, ho detto, lui è stato lì parecchio tempo a fare tanti disegni, alla fine si è arreso e ha scritto papà, e poi io ho montato l'attrezzatura, abbiamo montata insieme, e quando ha cominciato a farlo, vedete, tremava come una foglia, poverino, stava lì, era emozionatissimo, e per me questo è sicuramente il tatuaggio più importante che ho. Ecco, sicuramente è poi più difficile per un tatuatore avere fiducia in un altro professionista e farsi tatuare. Chi ti ha fatto tutti questi tatuaggi? Guarda, questo nel braccio l'ha fatto un tatuatore di Genova. Siamo stati ottimi amici per tanto tempo, poi siamo persi di vista per ragioni lavorative e familiari. Questo tatuaggio è stato fatto quasi 20 anni fa e io ho scelto lui perché faceva dei disegni molto particolari.
Mi ha spaccato un braccio, io poi non sono molto bravo a resistere al dolore, mi ha spappolato un braccio. Il suo livello artistico secondo me era molto alto. Adesso vi dico che probabilmente non mi farei tatuare con questo sistema, parlo di questioni igieniche, però quello che mi ha attratto e che mi attrae tuttora, metto da parte le questioni igieniche perché so che è così e decido di rischiare, però quello che mi attrae è la proposta artistica che il tatuatore fa. Considerate che abbiamo fatto la prima seduta, sono andato fino a Genova, il tatuatore ha fatto questa linea qui che vedete, in una sola botta, cioè quando è arrivato qua io ho sfilato il braccio e sono scappato. Sono uscito al negozio e me ne sono andato e lui è rimasto così. Sono tornato a casa, gli ho telefonato per scusarmi, lui mi ha insultato come una iena, giustamente. E una volta che uccisiamo sono tornato e mi ha fatto tutta questa parte qua in una seduta sola, in 8 ore. Sono andato via dallo suo studio, c'avevo un braccio grosso come una bombola del gas, così praticamente. Andai in moto, quindi mi infilai il giacchetto della moto così tutto dolorante, era estate, quindi il giacchetto era un po' mobile. Mentre andavo il vento mi sbatteva sul braccio, così. E io guidavo facendo così, sono arrivato a casa massacrato con un braccio gonfissimo. Però insomma, come sceglieresti un tatuatore te? Lo sceglierei per la sua proposta artistica, io, nel senso, poi consiglio sempre di fare attenzione a tutto il lato igienico, quantomeno se si sceglie un tatuatore che secondo voi lavora non pulito, e ce ne sono per carità, se lavora non pulito dovete decidere di accettare il rischio, nel senso, diverso è se tu ti affidi a un professionista che credi che lavora in modo professionale e poi ti accorgi che non è così, questo è scorretto, ma se tu sai che il tatuatore è sporco magari o lavora sporco, però ti piace la tua proposta artistica, decidi te la giochi, quando fai questa scelta poi ti assumi responsabilità. A me personalmente mi piacciono gli artisti che hanno qualcosa da dire, che i loro tatuaggi sono soltanto identificabili, che è una cosa che fanno loro e basta, quindi una proposta originale del tatuatore, al quale chiedo quasi mai fammi questo o fammi quello, e dico vorrei una cosa tua sul braccio, che mi faresti? Questo è il modo migliore per lasciare esprimere un artista. Se lo fanno con me, uguale, sono contento. Questo cos'è? Questa è, me l'ha fatta una mia carissima amica che lavora con me da un po' di tempo. Vediamo se indovinate che cosa è. Una sogliola. Esatto, questa è la mia sogliola del dolore. E questa me l'ha fatta Gianni, che lavora con me da tanto. È un mio grandissimo amico e è una pipa. Perché ogni tanto fumo la pipa, perché mi piace fare, siccome la mia vita è molto veloce, devo fare tante cose in poco tempo, la pipa è un momento di calma, di rilassatezza, ed è l'arte del fumar lento, cioè di fare le cose con calma. Quando posso ne approfitto sempre per fare le cose lentamente. Belle Arti 1938 nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Piadina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Piadina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più, piadina più.